Buonasera a tutti, vi ringrazio intanto di essere qui a questo incontro con la graphic journalist Tafa Ben Mohammed e ringrazio ovviamente la Biblioteca Cabral che ci ospita. Noi siamo la scuola Aprimondo, siamo un'associazione di volontari e molti di voi ci conoscono, noi ci occupiamo di impartire lezioni di italiano ad adulti stranieri. E siamo ormai da 4 anni circa ospitati dalla biblioteca e con la quale cerchiamo di essere ospiti attivi, nel senso che cerchiamo di collaborare in vista anche dei temi comuni, degli interessi che abbiamo in comune. La biblioteca si occupa di studi su l'Africa, l'America Latina e l'Asia, noi ci occupiamo di italiano dal punto di vista didattico e quindi cerchiamo un po' di convogliare i nostri interessi in vario modo. E non solo concretamente, nel senso che la Biblioteca Cabral ospita anche il nostro corso di PC, che è un corso di alfabetizzazione informatica per i nostri studenti, e poi anche in altro modo. Quindi ad esempio con questa presentazione, e che quest'anno è tanto più sensata per noi perché rientra a pieno titolo in quello che è il progetto che ci contraddistingue quest'anno. Ogni anno c'è un progetto che accompagna la nostra associazione e che ci permette anche di sopravvivere grazie alla Fondazione del Monte che ha finanziato appunto questo progetto. E quello di quest'anno è proprio dedicato ai fumetti. Si chiama Vignette Migranti e l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di riscoprire i valori condivisi e condivisibili tra le varie culture attraverso il fumetto. Dato che siamo una scuola di italiano, il nostro intento principale è quello di utilizzare il fumetto in sede didattica. Ma anche quello di cercare di scoprire, di far emergere eventuali doti artistiche dei nostri studenti. Quindi ci interessa l'immagine sia come strumento didattico, ma anche come strumento di espressione, soprattutto di comunicazione. E quindi la presenza di Tacqua in questa occasione per noi ha un duplice valore. Ha un valore artistico ovviamente in sé, ma un valore anche intellettuale appunto per il background culturale che contraddistingue la nostra associazione. Dato che siamo una scuola di italiano, la lingua per noi è importantissima perché consideriamo la lingua come il primo strumento di integrazione. Integrazione intesa però come un passo verso l'autonomia, quindi la possibilità per un migrante di esprimere se stesso pienamente, senza limiti, e in questo modo portare avanti il proprio progetto di vita. E, ad esempio, proprio in questo senso, mi ha molto colpito quando mi sono un po' accostata alla figura di Tacqua e ho cominciato un po' ad informarmi, a cercare alcune informazioni su di lei. Mi ha molto colpito sapere che quando lei si è trovata da bambina in Italia, quindi in un paese nuovo del quale non conosceva la lingua, per lei il disegno è stato in qualche modo la prima forma di comunicazione. E quindi intanto, dopo ovviamente averla presentata, vorrei invitarla a dire qualcosa proprio su questo aspetto, quindi un po' sull'intreccio tra lingua, comunicazione, disegno ed esigenza proprio di espressione e come è cambiata magari questa esigenza appunto negli anni, man mano che acquisiva appunto tanti altri strumenti. Che ovviamente ringrazio Tapa per essere qui con noi stasera. Buonasera a tutti, prima di iniziare volevo appunto ringraziare la Scuola Aprimondo e la Biblioteca Cabral e ringraziare soprattutto voi per essere qui questa sera perché lo so che ascoltare una persona
Quindi grazie veramente tantissimo. Sì, in realtà diciamo che il mio primissimo mezzo di comunicazione è stato il disegno, perché abitavo in un paesino fuori Roma. Io sono arrivata in Italia quando avevo 8 anni, nel 99, e non sapevo niente, né lettere, né niente, perché in Tunisia ho fatto la prima e seconda elementare. E il francese si studia dalla terza elementare in poi, quindi conoscevo solo l'alfabeto arabo, solamente l'alfabeto arabo, e per me arrivare ad agosto 99, 2 mesi dopo dovevo entrare a scuola, era la terza elementare, era estremamente complicato. Però ho avuto la fortuna che, diciamo che abitando in un paesino fuori Roma e conoscendoci più o meno tutti quanti, è stato molto più facile, ed era anche prima dell'11 settembre del 2001, era completamente un altro mondo prima dell'11 settembre, quindi diciamo che i proprietari di case che ci abitavano sotto per me erano nonno Giovanni e nonna Ada, quindi mi accompagnavano a scuola, mi portavano da scuola, e poi era tutto, diciamo, un ambiente abbastanza familiare. E a scuola invece avevo i miei compagni di classe, che facevano di tutto per aiutarmi, per imparare l'italiano, facevano a gara di chi mi faceva pronunciare questa primissima parola. Era una sorta di bambino che aveva appena appena detto mamma, tipo per la prima volta, quindi erano tutti stracontenti, che addirittura avevano fatto festa invitando il preside, le altre classi, eccetera. Era abbastanza diverso, e io ero muta. Era abbastanza muta e non mi vergognavo un sacco, ero molto introversa, molto timida, eccetera. E per comunicare con le mie maestre non sapevo parlare niente, quindi tipo se volevo andare in bagno, disegnavo un quadro su un bigliettino, glielo portavo e lei mi capiva perfettamente. Con i miei compagni giocando, io disegno un oggetto, un animale o cosa, e loro mi scrivono un nome in italiano, io non lo sapevo scrivere in arabo, quindi era molto facile, più veloce. Ho imparato più italiano con loro piuttosto che con i miei maestri, quindi era molto, molto diverso. Poi le cose ovviamente si sono complicate dopo, diciamo. Ecco, infatti tu hai accennato a questa differenza tra prima dell'11 settembre e dopo 11 settembre. Sì, In che assolutamente. modo è cambiato e come tu hai, diciamo, affrontato questa differenza nell'atteggiamento delle persone, nei tuoi confronti, ma anche nei confronti, non so, delle tue sorelle? Sì, io sono la sesta di sette. All'epoca eravamo ancora sei, quindi ero anche la più piccola in assoluto. E diciamo che il cambiamento non era solamente prima 11 settembre e dopo, era anche il fatto di abitare da un paesino a Roma, che Roma è una città gigante, qui non conosci neanche il vicino che ti abita di fronte, massimo buongiorno, buonasera, finisci qui. Non c'è andiamo a prendere il caffè insieme, chiacchieriamo, ci conosciamo, eccetera, no, quello assolutamente non c'era. E c'era abbastanza diffidenza. E io, avendo 2 sorelle molto più grandi di me, all'epoca avevo una decina d'anni circa, avendo 2 sorelle molto più grandi di me, una all'epoca aveva 20 anni, l'altra aveva 17 anni, e portavano il velo per scelta. E ho notato più o meno, anche se ero molto piccola di età, ma ero abbastanza sveglia in certi aspetti, ho notato che prima la gente si comportava in un modo e dopo ha cambiato completamente atteggiamento. In senso che anche i genitori degli altri miei compagni della nuova scuola erano abbastanza diffidenti, erano abbastanza, non c'erano nonno Giovanni, nonna Ada che mi accompagnavano a scuola. Era tutto abbastanza diverso, e addirittura notavo che venivano comunque insultate sull'anello, e quindi mi sono chiesta perché, cosa sta succedendo? Sono andata da papà e faccio, cosa sta succedendo? E fa, no, non succede niente, eccetera, tipo una sorta di protezione, ovviamente con i genitori, che io ero molto curiosa, e sono andata da mamma. Mamma, non succede niente. Però io sapevo che c'era qualcosa che era cambiato, anche perché in quinta elementare le maestre, mi ricordo che
che facevamo questi grandi cartelloni con le fotografie ritagliate dei giornali degli attentati dell'11 settembre, quindi nelle recite scolastiche per ricordare questo avvenimento mandano sempre meno. Io perché mandano a me non niente? E quindi si nota, anche se non vuoi notarlo, lo noti per forza che c'è un cambiamento. E, diciamo un anno e mezzo dopo, già alla scuola media, ho detto oggi proprio, davvero, non mi conosceva nessuno a scuola, tranne qualcuno della vecchia scuola. Tutto però a portare il vero. Mio papà mi diceva: sei troppo piccola, non sai a cosa stai andando incontro. Faccio loro di testa, io voglio provare, giusto per prova e basta. L'ho messo il velo e mentre andavo a scuola c'era questo bambino che mi guardava, frequentava la mia stessa scuola, mi guardava e diceva: talebana terrorista, sono andata da lui e faccio, che significa? Mi fa: non lo so, e faccio, manco io lo so. Effettivamente io non lo sapevo e nemmeno lui lo sapeva, perché lui ripeteva cose che ha sentito dai grandi, dalla televisione assolutamente. Quindi cambiamento c'era e io, come diciamo, ho superato questa cosa in effetti abbastanza, diciamo, positivi, mi ha portato all'attivismo sociale dell'associazione giovanili, culturali, umanitarie, che mi ha cresciuto assolutamente tantissimo. È vero, all'inizio, diciamo piccolina come ero, al massimo potevo mettere a posto le sedie in una conferenza per dirti o portare una cosa dall'altra parte, però mi sentivo utile e questo mi è cresciuto, perché nel frattempo ascoltavo gli accademici che invitavano e sì, mi ha cambiato assolutamente tanto e io ho preso diciamo la parte positiva, ecco. Sì. Quindi diciamo che per te vedere un atteggiamento di diffidenza ti ha spinto appunto a porti delle domande e a cercare poi forse delle risposte non solo per te ma anche per gli altri, diciamo, delle risposte da dare agli altri. Assolutamente sì, perché il fumetto è iniziato con l'intento di dover comunicare qualcosa. E all'inizio, appunto, le prime cose che facevo, ho 14 anni, semplificavo quello che appunto ascoltavo dagli accademici, gli esperti, eccetera. Semplificavo e lo riassumevo in una storia assolutamente quotidiana. E avevo bisogno di questo perché non era solamente la mia storia, ma era la storia di tantissime ragazze che andavo incontro nella mia vita, insomma. Poi piano piano mi ha portato appunto ad approfondire questi studi, diciamo negli ultimi anni ho studiato sia giornalismo che cinema. Però voler capire come funziona l'informazione in certi avvenimenti, diciamo che l'ho scoperto studiando non solo giornalismo ma anche contemporaneamente cinema, perché più o meno stanno là. Sì. Infatti, ecco, ci puoi dare il tuo punto di vista su questo? Perché ovviamente noi tutti quotidianamente guardiamo il telegiornale, vediamo programmi, talk show che ci rimandano delle immagini estremamente stereotipate e nocive, perché ovviamente c'è un appiattimento e c'è proprio un accostamento, c'è una demonizzazione dell'Islam in quanto tale, e quindi viene sempre riportato al terrorismo. Cioè, ad esempio, una cosa che ogni volta che la sento mi fa un po' accapponare la pelle, no? Quando vedo questi pseudo giornalisti andare da persone islamiche e dire, in occasione magari di qualche attentato, in occasione di qualche tentativo, così, intanto dire: ah, ma voi dovete dire che siete contro, ma voi dovete prendere le distanze, dissociatevi. Io mi chiedo sempre: ma cioè, per quale motivo? Cioè, nel senso, tu. Perché lì, secondo me, c'è un salto, un passaggio che è estremamente deleterio, perché c'è proprio l'accostare un certo tipo di religione, di religiosità a
terrorismo, che è assolutamente un'altra cosa. Io in realtà un motivo c'è, perché io questo non l'avevo scoperto con l'11 settembre, e sì, bene nel mare, ma soprattutto nel mare. Ma soprattutto nel mare. Lo sbaglio che facciamo è che quando si parla di Islam, in realtà si parla di geopolitica, che è estremamente un'altra cosa, di paesi arabo, di maggioranza islamici, oppure di paesi islamici non necessariamente arabi, in cui c'è ovviamente una maggioranza islamica. Ma lì si parla di geopolitica, non si parla di religione. Vi racconto qualche esperienza che ho vissuto io personalmente, che magari fomenta tantissimo i pregiudizi che in quest'ultimo periodo si stanno trasformando anche in razzismi. Però all'inizio erano veramente pregiudizi che molto spesso confondiamo. E quando succede un attentato, molto spesso, andando in giro a presentare i miei lavori, il libro, eccetera, mi faccio un sacco di interviste. Ci sono le interviste, quelle ovviamente, diciamo, buone, consapevoli, responsabili. Purtroppo, quelle, dico purtroppo, per fortuna, sono nelle riviste specializzate, oppure negli approfondimenti che vediamo in tantissima serata, che quando tutti vanno a dormire. Però molto spesso mi invitano ai talk show, che sono in prima serata, tutti guardano mentre cenano. Oppure i TG. Molto spesso mi hanno invitato, per esempio, a un talk show che dura circa 3 ore, una delle tante volte che addirittura quelli che lavorano dietro le quinte non si sono resi conto che per un certo periodo di mesi mi chiamavano ogni settimana. Ogni volta mi chiamava qualcuno, non sapendo che la settimana prima mi hanno già chiamato il loro collega o la loro collega. Per parlare di un'altra cosa, va bene. E quando succede un attentato si bombardano completamente di chiamate. Questa chiamata era molto particolare ed era abbastanza lunga, perché in quel periodo studiavo ancora ed ero molto curiosa. Mi chiamano e fanno: ciao Tacqua, ci ha dato il tuo numero Tizio Caio, eccetera eccetera, ci hanno detto che sei una ragazza molto attiva, non diceva in cosa era attiva, vogliamo invitarti a parlare di Iraq e Siria. Faccio: accidenti, addirittura Iraq e Siria, wow. Faccio: perché mi ti stai chiamando a me per parlare di Iraq e Siria? Mi fa: no, perché tu sei una ragazza attiva e ci piacerebbe ospitarti come ospite, ma non proprio ospite, ma sarai comunque seduta tra il pubblico e avrai la tua parola. 5 minuti in 3 ore di programma. Comunque, faccio: guarda, mi dispiace, non mi assumo questa responsabilità, anche perché non sono tematiche di mia competenza. Sì, io mi interesso a livello personale, ma non a livello professionale di queste cose. Mi fa: dai, per favore, stiamo cercando qualcuno che ha iniziato veramente ad insistere. Faccio: ma lei lo sa che lavoro faccio? Mi fa: no, non ci avevamo detto. Che lavoro fai? Faccio: guarda, io faccio commenti su pregiudizi, razzismo e tutte queste cose così, ma proprio roba semplice, niente di che, giusto per me. Mi fa: allora devi assolutamente venire in trasmissione a disegnare in diretta. E faccio: ma fino a 5 minuti fa non sapevo neanche che lavoro facevo, adesso vengo a disegnare in diretta. E faccio: no, grazie, ovviamente non mi assumo questa responsabilità. Mi fa: non conosci qualcuno? Quello che ci ha chiamato ci ha detto che c'è una sorella. Faccio: siamo 7, quelli delle tante. Mi fa: no, ci hanno detto che c'è una sorella molto attiva, molto... Io faccio: guarda, quella su mia sorella, molto attiva, molto... non vivo più in Italia da 5 anni, quindi da tantissimi anni. Fa: non possiamo ospitarla comunque, gli paghiamo il biglietto, eccetera, eccetera. Faccio: guarda, non si tratta di queste cose. Faccio: lei non verrebbe comunque, perché non sono cose di sua competenza. Lo sai che lavoro fa? Mi fa: no, non lo so. E faccio: guarda, lei si occupa di politica in un paese nel Nord Africa. Fa: allora devi assolutamente venire. Faccio: no, perché una parlamentare tunisina deve venire in Italia, che sta in Europa, a parlare di Iraq e Siria, che sta in Asia? Se viene in Italia parla di Tunisia, non parla di Iraq e Siria. Mi fa: non conosce qualcuno che può venire a parlare?
faccio sì, conosco qualcuno, conosco una giornalista, un professionista, una reporter di guerra che sta per Nire, che sta per Sire, che sta per Yemen, ha rischiato la sua vita, i tipici giornalisti con l'elmetto, con il giubbotto, presa, lei è così. Si occupa di queste tematiche per portare una notizia attendibile qui in Italia, lavora con giornali internazionali e nazionali. Fa, come si chiama? Faccio, si chiama Laura Silvia Battaglia. Mi fa, è italiana? Faccio sì, è siciliana, vivo a Milano, italianissima. Fa, non conosci una con un nome straniero? Io ero, diciamo che mi ero un po' alterata e faccio, vuoi una con un nome straniero? Va bene, faccio, conosco una giornalista, professionista, nata in Italia, cioè un nome straniero, nata in Italia, lavora con queste testate nazionali e internazionali, lei è di origine siriana, gli esiliati degli anni Ottanta, che in realtà ha rischiato la sua vita andando in Siria non solo come una giornalista, ma anche come un ex esule siriano, quindi rischiava doppiamente la sua vita per portare una notizia attendibile qui in Italia. Dopo che gli ho fatto questo curriculum, mi fa, ma conosci una ragazza come te, giovane, carina, sorridente, eccetera, eccetera, e faccio, no, mi dispiace, gli ho proposto anche nomi di ragazze che non portano un velo, fa, mi dispiace, se non portano un velo noi non possiamo ascoltarli. È una figurante quella trasmissione, questo crea veramente un sacco di pregiudizio, un sacco di confusione, non importa quello che ha studiato, quello in cui lei è competente, in cui... Lei è lì 5 minuti, 3 ore per essere praticamente inquadrata mentre gli ospiti principali parlano, fanno un dibattito, non dicono tra di loro, estrema sinistra, estrema destra, eccetera, insomma. Quindi è veramente, fare informazione è complicato, soprattutto nell'informazione che è disponibile alla gente, diciamo, di tutti i giorni. Da parte nostra, come spettatori, come lettori, abbiamo anche noi la grande responsabilità di approfondire l'informazione. Molto spesso leggiamo l'articolo, leggiamo il titolo, vediamo la fotografia che non c'entra niente con l'articolo e non andiamo mai oltre a quello che c'è scritto. Magari semplicemente leggere, informarsi sul giornalista che ha scritto l'articolo, quello già dice tutto l'articolo. Quindi se è giornalismo d'opinione oppure giornalismo più... è veramente difficile, anche perché non consideriamo che le grandi testate sono delle aziende, e le aziende ovviamente creano un prodotto, fatturano, eccetera. Quindi... assolutamente, diciamo che...